È il momento del sindaco, caro sindaco Roberto Di Piazza, io le offro una possibilità più unica che rara. Intervistare per primo stasera Tania Romani, Moibel Cocorrez. Non mi fai il microfono però, Tania, Moibel. Buonasera a tutti. Dove piacere, draghi priati slovenzi, hai visto che un poco imparato, un poco sto imparando. No, ho detto, mi sono emozionato e ho preso paura, adesso che sapevo già il risultato, figurarsi lì quando vedevi queste cose. Tania, ci portiamo fortuna io e te da un 6 anni, mi sembra, no? Qualcosa di simile. È stata una delle cose bellissime. Senti, sarai madrina del 100 anni del ecco, io vorrei invitarti, se sarai a Trieste 20 dicembre a sarà a Trieste, poi ti invitavo a Farnetti, vieni qua vicino perché sto bene vicino a Farnetti, che festeggeremo tutti insieme, credo, un momento straordinario per la nostra città e per tutti quanti, la caduta dei confini, per cui se farebbe molto piacere di averte come ospite d'onore giovedì 20 e finiremo a mezzanotte del 21 tutti insieme per me, d'accordo? Se ce la fai mi farebbe molto molto piacere. Vorremmo fare anche i complimenti alla sarta, però no, non solo alla nostra Tania. Nessuno si ricorda mai della costumista. Senti, io ti ho regalato tante targhe, tante coppe, sarai stanca. Poi ti abbiamo dato anche il sigillo, no? Allora questa volta ti ho guardato la televisione, allora ho deciso che un gioiello come te, però la pregiudiziale è che lo devi indossare subito, un gioiello come te non potevamo che regalarti un bel gioiello. Grazie. Aspetta, prima facciamo la radiocronaca. In questo momento stiamo aprendo la scatola, sta uscendo qualcosa di molto carino, molto bello, adeguato alla bellezza della nostra Tania, scelto personalmente dal sindaco, e credo che sia una cosa che vale veramente. Bellissimo. Devo dire, c'è emozione, giustamente il sindaco, piuttosto che fare la radiocronaca, preferisce giustamente così mettere questo gioiello. Ormai vedo che l'emozione sta tradendo anche il nostro sindaco, che non capisce proprio più niente, ma d'altronde, insomma, una campionessa mondiale così carina, così bella, così brava, è veramente difficile, se non impossibile, ma in quest'oggi l'impossibile diventa possibile. Io naturalmente sto facendo la radiocronaca, per quello sto prendendo tempo. Un applauso, un applauso da Tania Romano. Allora, vabbè, il sindaco non ha fatto un'intervista vera e propria. Io